Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo super video. Per fare questo video mi sono volute settimane e settimane di editing, quindi mi piace per tutto quel tempo a star là a editare, che vi assicuro ci sono un sacco di cose dietro per fare un video del genere. Mi sembra il minimo. E anche condividete questo video. È un video diverso dal solito che su YouTube Italia mancava, ed è, per chi non conoscesse il videogioco, un mix della pesca reale con Rapala Pro Bass Fishing fatta da me. Spero che questo video possa piacere e se è così lasciate, mi raccomando, tanti mi piace in modo da portarvi un altro video del genere, però con un altro predatore magari. Che ne dite? Mi sembra un'idea veramente carina, bella da farvi vedere, e secondo me il risultato è venuto molto ma molto bene. Lasciatemi qualche commento e ditemi cosa ne pensate del video. Non volevo fare un intro troppo lunga, quindi via col video. Un benvenuto al Max Pro Light Fishing. Molto bene, siamo qui ai Laghetti Azzurri per una pescata trutaria. Il nostro pescatore è a caccia di trote. Sarà all'altezza? Questo spawn sembra promettente, come se la caverà? Inizia subito con un lancio a lunga distanza per sondare l'acqua e trovare il punto dove sono le trote. Giù! Guardate come piega la canna. La tiene sempre full piega. Sentite come canta la frizione. Infatti tiene la canna molto bassa e il filo sempre in tensione. Fa di tutto per non far slamare quella trota. Ed è subito dentro il guadino. E via libera. Guardate il recupero a canna bassa, molto lento, che fa strusciare lo spoon sul fondo. Toccata. No. Sta mangiando. Toccano male, piccolina, sono piccoline che toccano così sicuro. Cosa sto facendo? Vuole cambiare spoon?
Ah, vuole direttamente cambiare canna. Vediamo con cosa la cambierà. Il nostro Max decide di cambiare la canna con una Favorite X1, che è una canna tubolare ad azione fast, non fatta per il trottoaria, lunga 1,80 m, che si adatta bene. È uno spoon giallo-nero da 2 grammi. Su! La vediamo subito in piega al primo lancio. Ce l'ho. Montato su uno spoon da 2 grammi giallo-nero, che a quanto pare fa subito strike. Guardate come la tiene in piega, pur essendo una fast. Guardate che tempismo a girare la canna con la punta verso l'acqua, appena la trota salta. Ed è nel guadino. Un altro. Questa colorazione risulta veramente letale nei laghetti per pescare a Trautalia. Veramente un ottimo lancio, da ripetere. E i pesci avranno tempi duri con quest'esca. Sinistra. Guardate la canna sempre in piega, sempre full piega. Vicinissima. E in guadino. Subito rilasciata e pronta a ripartire. Che lancio! Guardate come recupera. Sinistra. Guardatelo, sembra quasi che stia danzando con questa canna. La fa volteggiare. La trota può provarle tutte, ma non riuscirà a slamarsi. E la trota non ha scampo in questo modo. È quasi in guadino. E via libera. Lancio una mano perfetto e a lunga gittata. Questo lago è di forma irregolare con una profondità tra i 50 cm e i 2,5 m. È molto popolare tra i pescatori di trote. Guardate che piccole gercate sta facendo con la punta. Questo comporta uno sfarfallio all'ondulante che è molto attirante. Ed è subito strike. Bella. Guardate come muove quella canna. Ancora una volta si ritrova a farla volteggiare.
Al volo! Al volo. Presa bene in bocca. E subito rilasciato. Il nostro Max decide di cambiare canna. Con cosa la cambierà? La cambia con una Raptor Aerial. Azione fast con solid tip. Ideale per avvertire meglio le mangiate delle trote. Imbobinato uno 012 fluorine e attaccato su uno spoon da 2 grammi della Shimano, colorazione oro. Guardate che recupero! Occhio. Ed è subito strike. Guardate che testate. Chiude subito la frizione e recupera il pesce. Non si stanca quella trota. Subito in guadino. E via in libertà.